Carometto fa un mestiere bellissimo perché insegna in una bella università italiana che è la Bocconi, e insegna una materia affascinante che dopo tutti questi anni non ho ancora capito esattamente di cosa parli, che è strategia aziendale, che è l'arte di condurre un'impresa. Da quando hanno i loro tablet e la loro banda larga appunto in aula, non mi perdonano più nulla, non mi perdonano una citazione sbagliata, un dato impreciso, non mi perdonano il mancato aggiornamento di un caso aziendale o di un dato statistico. E questo fatto che loro possono permettersi, grazie alla banda larga e alle tecnologie, di tenermi sotto pressione, mi aiuta a essere un insegnante migliore. Densa. La densità è importantissima perché la banda è un modo per connettere nodi di una rete, non è un servizio individuale, ma è un collante sociale collettivo, affidabile, perché trasformo la banda larga da giocattolo tecnologico a infrastruttura istituzionale appassionante. Perché se rimane nel ristretto circolo dei tecnologi, degli ingegneri, dei geeks, no, dei nerd, di quelli con gli occhialini spessi che sono lì a parlare di latenza o di tecnologie trasmissive, la banda larga, la banda ultra larga, diciamo, fallisce il suo obiettivo fondamentale di diventare lessico familiare, di diventare sintassi di una nazione. Quindi te lo chiede il mercato, te lo chiedono i cittadini del mondo, l'Europa te lo ricorda, te lo mette in agenda, no? È un po' come quel frate in quel bel film Non ci resta che piangere, no? Che dice ricordati che devi morire. Mo me lo segno. Mo ce lo dobbiamo segnare. Ti viene affidato dalla società il lavoro di scultore delle nuove generazioni e quindi devi sapere usare quello scalpello e quel martello molto attentamente perché stai lavorando sulla carne viva del futuro della nazione.